start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti, bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Honey, a Join a Cult. È un gioco che è uscito il 3 novembre del 2022, riesco ad averlo solo ora. Il gioco ha un prezzo di €21,99, poi a volte, come in questo momento, è scontato del 40% e lo si trova anche a €13,99. Il gioco è in italiano, non era forse in italiano al rilascio, mi pare. Comunque, in sintesi, che cos'è? Avete presente The Cult of the Lamb, il culto, insomma, dell'agnello, insomma. Qua abbiamo, diciamo, come dice proprio lo stesso Steam, colonne sonore funky anni 70. Dobbiamo costruire la nostra, diciamo, il nostro culto, creare la nostra setta, costruire la nostra base e guidare i nostri seguaci all'illuminazione, una, diciamo, tematica un po' trash. Noi abbiamo il nostro culto, noi fonderemo il nome della setta, i figli di Indy, il capo indiano, io sono Indy, e sono Indy Crema, magari anche no, gameplay, posso crearmi, posso mettermi copa i capi. Ma noi potremmo anche fare... Questa è la faccia di Worms. Sapete che potrei mettermi questo, però prima vorrei togliermi i capelli completamente, così. Ok. La barba me la voglio mettere, vediamo, la facciamo così. Vorrei togliermi... Vabbè, gli abiti, insomma, vediamo se c'è qualcosa di più, tipo... Così. No. Dai, la creiamo con calma. Questa, perfetto. Il viso è così. Lo facciamo serio e a cigno. E lo facciamo così. Questo è il simbolo della setta. Mi piace questo. L'adepto lo chiamiamo indiano. Plurale li chiamiamo indiani. E qua abbiamo la stanza della reliquia, la stanza sacra. Vediamo l'aspetto della reliquia. Vediamo se c'è qualcosa di intrigante che la nostra setta adora. La stanza è il portafortuna e la reliquia è antico... antico fondoschiena scolpito, insomma, ecco. Iniziamo con la difficoltà standard. Gli adepti sono questi e i copricapi sono molto particolari. C'è un tutorial molto veloce che ci fa vedere quello che si può fare in pratica. La polizia, diciamo, demolisce un culto, insomma, vediamo, ci viene fatto vedere come funziona. Allora, vediamo un attimo. Eccolo, così gli indiani sono questi. E gli diamo un vestito, più o meno, magari. Vediamo. Così mi piace. Così, dai, mi piace forse più così. Ecco qua. Abbiamo creato il nostro culto. E cominciamo. Lo sto provando insieme a voi. L'orario di uno dovranno essere 22. Salve mondo. Salve. Sono Indy Gameplay, ma tu puoi chiamarmi Capo Indiano. Ti do il benvenuto alla setta Figli di Indy. Grimlock mi ha preannunciato il tuo arrivo. Grimlock dice un sacco di cose. Solo io riesco a sentire la sua voce. Nessun altro. Grimlock mi ha anche detto che avresti dato una mano ad avviare il percorso degli adepti indiani. È praticamente il tuo destino. Io sono una persona più teorica che pratica, perciò sarei tu a occuparti di gettare le fondamenta. No, cos'è Scientology? Non puoi gestire una setta senza guardarla bene. Sposta il visuale usando i tasti WASD. Puoi anche tenere premuto il pulsante centrale del mouse e trascinare.
Molto bene, possiamo andare avanti. Credo di aver visto un'ape in quel prato. Ingrandisce la visuale per vederla meglio. Dov'è l'ape? Non la vedo. Comunque possiamo zoomare. Bene. No, era solo erba a forma di ape. Riduce l'ingrandimento. Potrebbero esserci api vere nei paraggi. Va bene. Niente api in vista. Ok, qua abbiamo la sala. Sembra un refettorio. Ma che nel tempo a volte potrebbe essere necessario fermarsi e dedicare qualche minuto alla comprensione dei piani di Grimlock. Ferma il tempo. Spazio, ovviamente. Vado intuito, ma è spazio. Riprendi e aumenta la velocità. Quindi possiamo cliccare qui per aumentare la velocità. Bene. Sì, beh, classico sullo stile di un Imur, di un prison architect, insomma. Intanto davvero non ho un'ape, ma ho una moschina sullo schermo. Gli eretti indiani sono il motore della nostra organizzazione, si occupano di svolgere i compiti quotidiani e fanno filare tutto liscio, più o meno. A eccezione delle missioni in cui vengono inviati, gli adepti indiani passano tutta la loro vita in questo meraviglioso complesso. Che benedizione, eh? Soprattutto gli adepti indiani ottengono denaro dai seguaci in visita. Tale denaro serve per attuare il grande e misterioso piano di Grimlock. Vediamo come se la cavano i nostri adepti indiani. Scegli quello che ti attrae di più. Seleziona un adepto indiano, vediamo quale accettiamo. Sono tutti un po' uguali. Io sono questo. Michael Nicholson. Vediamo come se la cavano. Ok, vedi le statistiche. Vedete l'umore, la salute, il letto che non ha assegnato, l'incarico, cosa si fa, il cibo. Ha mangiato sbobba e distributore automatico. Vedi le statistiche, cliccando qui vediamo il suo stomaco, la fame, l'energia, i bisogni, vescica, l'igiene, la felicità, il divertimento e il prestigio. Abbiamo è neo-indiano, quindi l'umore viene influenzato, come succede anche su Imu, da tempo libero, riposo, ha un pensiero negativo, caratteristiche, ha la qualità molto bassa, procrastinazione, ottiene punti esperienza più lentamente. Cioè, questo poi ve lo potete spulciare con calma. Preferisce partecipare a missioni di livello pari inferiore a 5. È un grande valore aggiunto dal mio punto di vista il fatto che sia in italiano. Non che i giochi di questo tipo siano difficili, perché, meno male, a meno che non usino un inglese difficile, Cult of the Lamb non era sempre facilissimo. Però è un valore aggiunto perché ve lo potete godere con calma se vi piace questo genere di giochi che non si prendono, diciamo, troppo sul serio. Sul serio, non è quello che avrei scelto io. La barra dell'umore mostra... Ok, l'abbiamo visto. Ciò che influenza l'umore ve l'ho appena spiegato. Vedi la scheda di livello. Ok. Nella scheda di livello puoi ottenere informazioni sul livello e sui punti abilità dell'adepto indiano. È possibile assegnare i punti abilità quando l'adepto sale di livello. Quindi possiamo andare a dargli i punti nelle varie abilità. Gruppi di abilità... caratteristiche, abbiamo un sacco di cose. Nella scheda invece delle priorità possiamo dargli la priorità i lavori assegnati. La scheda programma ti permette di controllare quando il tuo adepto indiano dovrà lavorare, quindi sappiamo che alle 6 inizia, smette alle 11, riprende alle 14 fino alle 18 e poi ha tempo libero e dorme comunque fino alle 3 di notte, alle 4 si sveglia, insomma. Bene. Gestire così tanti adepti indiani può risultare un compito soverchiante, specialmente quando un'organizzazione si ingrandisce notevolmente. Il menu degli adepti indiani ti permetterà di controllare l'umore di tutti quanti una volta. Ok, vediamoli qua. Così tanti, ok. Eccoli qui e vediamo tutti i loro pensieri. Qui vediamo tutte le loro abilità. E vediamo che sono divise in empatia, che ci spiega anche che cos'è, aumenta l'influenza ottenuta. Vabbè. Bluff. Macellazione, spionaggio, recupero informazioni, pianificazione, commercio, improvvisazione, capacità relazionali e eloquenza. Qui invece abbiamo le caratteristiche, quindi le caratteristiche di tutti con i punti negativi. Infatti ho preso forse l'unico che non aveva grandi. Peculiarità del mio, missioni facili, come ho detto, è vietato calpestare, non calpesta l'erba, quindi non cammina praticamente. Il meno priorità ti permette di vedere quali adepti indiani sono disponibili per determinati lavori. E infatti sono le stanze della manutenzione, la cucina, l'infermeria, l'atrio, l'ufficio di reclutamento, la terapia di ringiovanimento con vermi, lo studio di meditazione, terapia scombussolamento, spa energizzante, camera dello spirito, camera ipnotica, piscina delle rivelazioni, porta fortuna, stanza ospitalità, operazioni segrete, ufficio di ricerca, merci contraffatte,
Dipartimento Propaganda e la distilleria dei liquori. Il gioco si fa molto interessante. La scheda programma ti permette di vedere quando le persone hanno in programma di lavorare. Lavorano tutti praticamente con lo stesso orario, quindi abbiamo capito. Tutto richiede solide fondamenta, anche gli edifici. Costruiamole subito. Costruisci le fondamenta, quindi dobbiamo andare, vedete qua abbiamo le stanze, gli oggetti, il complesso, gli indiani, i seguaci. Le missioni, andiamo a fare costruisci. Facciamo fondamenta in cemento, grigio, legno, mattoni, lo facciamo in cemento e trasciniamo un po' la prison architect qui. A questo punto mettiamo la porta la mettiamo qui e costruiamo, abbiamo costruito, tasto destro, ok. Ora dividiamo l'area in zone, quindi dobbiamo fare i muri. Dove sono i muri? Eccoli qui, facciamo muri di cemento e costruiamo come ci dice il tutorial. Questo modo, ovviamente una volta che supereremo il tutorial potremo ricominciare la partita facendo quello che vogliamo oppure continuare. Ottimo lavoro, Grimlock mi dice di dirti che però grande soddisfazione, assegniamo lo spazio a qualche stanza, ok. Un adepto indiano stanco non esegue i suoi compiti al meglio e dice solo cose noiose, deve dormire in un letto per recuperare energia, assegniamo una stanza da letto qui. Quindi andiamo a prendere le stanze, queste sono tutte le stanze che abbiamo visto prima. Prendiamo la stanza da letto e selezioniamo questa stanza. Ok. Ora, il menu stanza si apre automaticamente quando assegni una nuova stanza e ti mostra gli oggetti necessari. Quindi abbiamo bisogno di un letto. E costruiamo un letto e un deposito. Vedi oggetti specifici. Ok, un letto. Lo mettiamo qui. Perché esce il punto così? E un deposito. Andiamo qua. Carriera 5 letti. Ok, ne mettiamo altri. Costruisce 5 scatole deposito. Ok, quindi dobbiamo farne 5. Le ho messe un po' a caso, ma... saranno i contenuti del nostro persone, insomma 5, 4 e 5 di là, perfetto. Non sono ancora fantasmi, costruisci subito una porta, giustamente c'hai ragione anche tu, quindi cerca oggetti, niente, torniamo indietro, torniamo in costruisci e prendiamo la porta però la facciamo un po' diversa, facciamo così, la mettiamo qua. E si adatta in automatico alla parete. Ben fatto, gli adepti indiani dormono nei letti durante le fasi di sonno programmate. Vabbè, fin qua ci siamo. È meglio per tutti se gli adepti indiani hanno accesso ai gabinetti e alle docce. Quindi, costruiamo la porta. Assegna spazio per il bagno. Andiamo sulle stanze, facciamo il bagno. Prendiamo questa stanza qui. Perfetto. Posizioniamo gli oggetti nella stanza. Quindi vediamo gli oggetti specifici, dobbiamo piazzare, vediamo un attimo cosa. Beh, c'è anche il punteggio prestigio, ma va bene. Allora, gabinetto secchio. Qui, no? Usa il filtro, va bene. Ok, adesso ce li fa mettere. Costruisci due gabinetti. Uno e due. Costruiamo un lavandino. Trogono, quindi 1 e 2 e costruiamo le docce di secchio e corda. Ok, non avrei saputo fare di meglio, gli adepti indiani soddisferanno i loro bisogni di vescica e igiene nel bagno, perfetto. Impartire ordine necessario e divertente, seleziona un adepto indiano, io prendo questo, vedete che diventa pixeloso. Impartire, ok. Gli oggetti utilizzabili sono evidenziati in verde. Costringiamo qualcuno a utilizzare qualche gabinetto secchio. Quindi clicco col destro. Io cliccando prima su di lui e poi sul gabinetto va al gabinetto. Va bene, abbiamo fatto. Fantastico. E non penso neppure che volessero andarci. Puoi ordinare manualmente agli adepti di fare parecchie cose in questo modo. Va bene. Ora voglio chiudere questo perché non mi piace. Questo edificio non si adatta al mio stile, sbarazziamocene prima di costruire qualcos'altro. La costruzione ho visto che è istantanea comunque. Costruisci, elimina muro, eliminiamo questo muro.
Perfetto, fatto questo, demolisci le fondamenta, quindi demolisci tutto. E devo eliminare tutto, ma non me lo fa fare. Aspettate, ok. Ok. Bene. Obiettivi, costruisci una porta, aggiungi spazio, mensa. Ok, porta. Poi, stanze, mensa. Facciamo qui, dovrebbe comparire qua, poi il tutorial ci dà fastidio. Costruisci un distributore automatico, che mettiamo qui. Distributore d'acqua. Tavolo da mensa. Lo mettiamo qua. Che poi tra l'altro dovrebbe, si dovrebbe, con R si dovrebbe ruotare, infatti. Mettiamo qua così. E il tavolo da mensa, che mettiamo qui. Qua in fondo va. Perfetto. Gli adepti indiani mangiano nella mensa in tempo libero. Ok, gli scienziati ritengono che il cibo del distributore automatico non sia particolarmente nutriente, anche piuttosto costoso. Una cucina fornisce... Ok. Oggetti. Posiziona oggetti decorativi. E non lo so che cosa possiamo... Filtra tipo d'oggetto. Mettiamo decorazioni. Mettiamo la lava lamp, di cui io sono particolarmente affezionato. Una libreria. E una pianta in vaso. Perfetto. Inserire oggetti in una stanza contribuisce ad aumentare il suo punteggio di prestigio. Questo punteggio si basa su 6 migliori oggetti presenti nella stanza. Ok, tutti poi forniscono bonus. Ogni stanza è caratterizzata da un livello di prestigio, va bene, già visto. Visualizza il livello di prestigio e punteggio di una stanza. Non so, eccolo qui. 16. Perché se io vado su posso vedere le altre stanze, ma tecnicamente sono più basse. Va bene. Perché nessuno sta pregando Grimlock sia di Rea? Possiamo andare a un sermone subito per cortesia. Va bene. Tenere il sermone in una stanza sacra genera fede. La fede viene consumata da ogni adepto indiano. Se il valore scende troppo, l'umore di tutti ne risente. Teniamo il nostro primo sermone prima che tutti smettano di credere in Grimlock. I sermoni si tengono... Questo si faceva anche in Cult of the Lamb. I sermoni si tengono praticamente ogni giorno a patto che la stanza sacra sia funzionante. Questa c'è la nostra reliquia. Il primo sermone sta per iniziare. Attendi il termine del sermone. Ok. Stanno andando tutti là. Ovviamente adesso non possiamo fare quello che vogliamo perché siamo ancora pienamente nel tutorial. Ora ascoltatemi. E lui parla. Tutti sono eccessivamente divertiti. Lode a te, Indie Gameplay. Va bene, acceleriamo un po' il tempo. Ok, sermone completato. Sì, è praticamente una copia, ma non so dirvi se sia uscito prima questo o Cult of the Lamb. Mi sa prima Cult of the Lamb. Però è originale anche questo, perché comunque siamo su un altro genere di ambientazione, perlomeno. Vediamo come va il sermone, poi accelererà il tempo. Non mi offenderò, l'ho già fatto, grazie. È stato apprezzato, i sermoni sono più efficaci se sono di buon umore prima che inizi. Se io sono di buon umore prima che inizi. Ma consumano parecchia energia nella guida capo indiano, perciò è meglio lasciare passare un po' di tempo tra uno e l'altro. Denaro, ok, questo è il riassunto. Influenza 0, fede generata 189, umore di Indie Gameplay che ne ha perso anche a livello di energia. O è possibile modificare l'orario qui, tenere un sermone. Seleziona il porta fortuna, che è la stanza questa. Seleziona la scheda sermone, che è qua. Possiamo selezionare il tempo, l'orario in cui farlo. Costo di influenza, possiamo potenziare... spendendo più influenza possiamo epurare vari elementi negativi debuff che ha preso la nostra setta. Queste persone sono appena arrivate, ma presto otterranno esperienza eseguendo vari incarichi all'interno della base operativa e completando delle missioni. Ho sfruttato i poteri segreti di Grimlock per assegnare istantaneamente esperienza ad un adepto di capo indiano. Facciamo salire di livello. Seleziona l'adepto indiano. E chi? Questo sotto. Ok, Bami Foglia, lo seleziono. Avanti. È fastidiosa sta cosa perché copre tutte le cose. Una volta fatto di salire di livello, vado qui e gli posso dare due punti. Lo posso aumentare uno di questi. Gli aumento spionaggio. E improvvisazione. A caso, eh. Ottimo lavoro.
Pensa qual è il volpe indicato per ciascun adepto indiano e migliora di conseguenza le tue abilità. Sì, quello che non ho fatto adesso. I seguaci sono la nostra principale fonte di guadagno, ma prima è necessario convincerli a unirsi alla nostra causa. Questo è l'atrio, le persone interessate vi si recano per parlare con l'accoglienza. Una buona accoglienza è molto importante, se va a buon fine si unirà alla setta, perfetto. Deve piacere davvero la gente. Pestello ovviamente, ok, seguono i sentieri pavimentati se non sono assurdamente lunghi. Altrimenti camminano sull'erba, corrono, rischio di calpestare qualche ape, cosa che non piace a nessuno. Costruiamo un sentiero, quindi oggetti. Tipo di oggetto mi fa scegliere il pavimento da esterno e prendo pavimentazione da esterno, questa che mi piace. La vado a posizionare e non posso perché devo andare sotto e devo farla della lunghezza che dice lui. Perfetto. Bellino. Ho conosciuto una persona ieri in un bar che mi ha detto che avrebbe fatto un salto da noi, arriverà da un momento all'altro. Non è esattamente ciò che, come ricordavo. È la polizia, no? Vediamo. Ti indica la persona diventa un seguace. Ok, vediamo. No, perché potrebbe arrivare anche la polizia, che ne sai. Acceleriamo il tempo, vediamo, parla. Lode a te, Grimlock. Ha scavallato. Caratteristica ottenuta da un adepto indiano. Ok, clicco qui. Ok, buon. Torna a nuovo livello, livello 3 di spionaggio. Vedi PNG, eccolo qua. Avevo ancora un letto non assegnato, quindi riprende un po' in automatico come in. Allora, questo. Ok. La scheda biografia fornirà, che è questa, fornirà delle informazioni di base. Ok. Scheda fornisce informazioni sulla recluta, quindi sui progressi ottenuti in una stanza modulo, perfetto. Caratteristiche invece, così iniziamo a capire, pian piano li conosciamo e infatti abbiamo un seguace, non è ancora dei nostri e quindi possiamo esaminarne le peculiarità. Ritorno alla panoramica di tutti i seguaci, qui. Infatti vedete che abbiamo solo lui, felicità, recluta, camera ipnotica, stanza monolite. Piscina delle rivelazioni, quindi possiamo mandarli lì per convincerli a unirsi alla nostra causa. Qui è possibile consultare una panoramica, l'ho già visto. Apri la scheda panoramiche statistiche, che è questo, e ci fa vedere più o meno le statistiche di tutti. Va bene. I seguaci sono le nostre galline delle uova d'oro, saranno felici di spendere denaro per qualsiasi cura forniremo loro nelle stanze terapia. Questo studio di meditazione in una stanza di stanza terapia, i seguaci dovranno pagare per utilizzarlo. A volte dico che sto meditando, ma in realtà sto dormendo. I seguaci se ne vanno se non ci sono stanze terapia disponibili o se non sono soddisfatti di quelle disponibili. Costruisce tante stanze terapie diverse per guadagnare il più possibile. È tutto per Grimlock. Quindi questo sta meditando. Mi sento un po' in colpa per aver sprecato così tanto denaro in quei gabinetti di lusso. Forza seguaci, fa guadagnare agli adetti 25. In segno di gratitudine per velocizzare e mettere in pausa. Poi, ok, no, acceleriamo. Lui sta meditando. Intanto guadagniamo soldi da quello che lui sta facendo a pagamento d'animo. Michael sta lavorando. Infatti, stiamo guadagnando un po' di soldi. Adesso arriveremo a 25. Perfetto, prossimo, eccellente. Devi amare molto Grimlock. La mia conoscenza del bar sembra disperata. Secondo me, si unirà a noi. Se glielo chiediamo, si sì, ha tradotto del barbu. Una volta che i seguaci sono rimasti con noi abbastanza lungo, appare il pulsante recluta. Perfetto, quindi possiamo reclutarlo. Che non so dove sia. Questo qui recluta e diventa dei nostri. Anche a livello grafico mi ricorda, boh, qualcos'altro, ma non so cosa. Recluta nuovo adepto indiano. Ok, l'abbiamo reclutato. Benvenuto alla festa. Abbiamo, vedete, non ce ne sono più. Siamo diventati 6, non più 5. Dobbiamo gestire le risorse. Le risorse vengono impiegate per ricercare nuove stanze e così via. Ok, il denaro viene utilizzato per acquistare nuovi oggetti, nuove stanze. Il denaro si ottiene grazie alle stanze terapia. La fede indica quanto gli adepti indiani credono nella causa. Ogni adepto ci costerà quotidianamente della fede, quindi è fondamentale averne sempre abbastanza. Non vogliamo certo che se ne vadano. Si ottiene con i sermoni. Se
Sì, alla fine la base è quella di Cult of the Lamb. Propenderei per questo, per il discorso lingua comunque. Poi, vuoi cercare una fantastica nuova tecnologia? Allora l'influenza che ti serve, l'influenza viene utilizzata per cercare nuove stanze, va bene? Si ottiene tramite i seguaci che utilizzano le stanze terapie. Ok. Mantenere un'alta reputazione all'interno della comunità è importante. Entrano in gioco pubbliche relazioni. Potenziando pubbliche relazioni possiamo attrarre seguaci migliori, potenzialmente reclutabili in futuro. Va bene. Stiamo, diciamo, raccogliendo attenzione negativa. Se diventa troppo alta questa attenzione, che è questa sotto con la fiamma, possiamo subire, diciamo, proteste. O addirittura assalti della polizia. Può essere cambiata tramite missioni. Ok. Allora, apri le statistiche che sono qui. Clicco qui. Posso andare a vedere le statistiche. Bene. Ora, ufficio di ricerca, così vi faccio vedere l'ultima cosa. Allora, facciamo la porta. E fatta la porta, facciamo la stanza, quindi stanza di ricerca, ufficio di ricerca, come si chiama? Andiamo a farla. Costruiamo cliccando qui una scrivania da ufficio di ricerca, che piazzo qui in fondo, se posso, ok? E un supercomputer. Sì, questo è molto anni 70, 60. Posiziono un oggetto decorativo, va bene, vediamo se ho imparato giusto. Decorazioni, e ci mettiamo una lampada. Da tavolo che non posso mettere sul tavolo, quindi no, ci metto una pianta in vaso qui. Andiamo avanti. Solo se viene assegnato un progetto di ricerca, facciamolo subito. Quindi andiamo sulla ricerca, poi ci saranno le missioni da fare. Vedete che c'è lì questo, c'è la mappa dove possiamo andare a fare le missioni, ma al momento dobbiamo fare la stanza manutenzione. La ricerchiamo, poi ci sbloccherà cucina, il sermone extra e il bonus all'umore. La ricerchiamo, 3 ore 20 di questo qua. Influenza. Ok, selezioniamo e la ricerchiamo. Adesso qualcuno andrà sotto. Ok, attende il completamento della ricerca. Quindi consulta l'esito del menu ricerca. Stiamo cercando, ci vorranno 3 ore circa, quindi 3 ore di questo giorno. Qua abbiamo i filtri per vedere quanti stanno morendo di fame, oggetti rotti, infortuni e così via. Dai, abbiamo quasi completato. La ricerca è completata. Perfetto, abbiamo sbloccato altro, quindi possiamo andare avanti col tutorial. Grimlock mi racconta un sacco di cose diverse, che sia rivolta all'evocazione di gigantesche piove mostruose, alla costruzione di armate robot o all'ottenimento della pace nel mondo. La sua volontà si presta a varie interpretazioni. Una volta costruito un Sanctorum, potremo decidere che direzione prendere. Qualsiasi cosa facciamo ci servirà denaro, perciò assicurati di avere un flusso regolare di seguaci. La richiesta alla guida? Stavolta avrai delle richieste. Vedi menu complesso? Costruisci un Sancta Sanctorum. Questa è una delle missioni che abbiamo interne. Cerchi una lampada di lava. Vabbè, queste sono tutte cose. Nuovo livello. Ok. Niente. Andiamo a costruire una nuova cosa. Le missioni, vedete che ci sono queste, ma al momento permettono di inviare adepti indiani nel mondo per ottenere ricompense e benefici. Questa è la mappa della città, insomma. E dobbiamo costruire il Sancta Sanctorum. Vediamo se ce l'abbiamo già come. No, no, dobbiamo. Vediamo un po'. Qua ha livellato qualcuno. Due punti abilità, glieli possiamo dare. Avevo già dato spionaggio e improvvisazione. Va bene, oggetti. Carrello degli attrezzi, pulizie, insomma, sono un sacco di cose, ma non mi interessano. Richiesta alla guida ricevuta, il menu complesso. Ricerca e costruisci un Sancta Sanctorum. Caratteristica ottenuta, va bene. Dobbiamo ricercare. Vedete, questa è la ricerca. Pannelli di ricerca. Distilleria dei liquori fino al Sancta Sanctorum.
possiamo ricercarlo però andando avanti, quindi dobbiamo. E questo il gioco si apre, diciamo, alla nostra crescita. Ovviamente non è assolutamente un gioco banale, penso sia un gioco anche piuttosto longevo. Deve piacervi il genere, l'ambientazione, l'epoca storica. E se avete adorato Cult of the Lamb e lo volete magari più a livello rimore, da livello su più che rimore, più a livello di Prison Architect, questo Honey, I Join a Cult, è interessante. Ripeto, prezzo 21,99 lì potrebbe anche valere per quello che offre comunque come idea originale. 13,99 prezzaccio assolutamente. È in italiano, tradotto anche piuttosto bene. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!